Boa. Tchau, Damiano. Então, o meu nome é Eliana Santana. Eu sou mãe de três. Então, assim, o que está colocado hoje, o que a gente está vivendo hoje, vocês, já é uma coisa que a gente estudava. Né? Durante a pandemia, eu tudo isso virei a avó duas vezes, né? A gente não sabia que eu não teria avó de netos de sangue complicado, porque meus filhos falaram sempre em adotar. Mas a gente sabia que era muita complicação. Tem uma consciência social, assim, né? Tudo aquilo que sustituiu definido, aí eu falava em adotar. Só que agora veio uma menininha, agora veio um menino. Então eu falo dessa minha coisa pessoal. É, e aí ao longo desse tempo foi acontecendo legalizações de território, minha pessoa, indígenas, recebiam certificados, certificados pela posse da terra. Né? E assim como apareceram várias vilas também de agricultores familiares. Então isso foi devagarzinho, mas esses povos são os povos que preservam a mata, o rio, eu acho que educadores, esses são os guardiões, né? Já tem uma tendência que a gente para esse lugar, né? A gente pode fazer alguma coisa para mudar. Então, assim, eu quero acreditar nisso, aqui no Brasil, os indígenas que ainda têm algum grupo, eram donos dessa terra e acabaram sendo alijados, eu acredito que o conhecimento desses povos tradicionais, como tem aqui no Brasil, tem em todos os continentes, né? Tem em vários países, tem em todos os continentes. Esse conhecimento, aliado às tecnologias que já estão muito avançadas, eu acho que isso pode nos salvar. Muito interessante isso, muito interessante. Cosa ci ha detto? No? Per esempio, tutte le popolazioni tradizionali, le tradizioni popolari, per esempio in Brasile, ma d'altra parte ci sono in tutto il mondo, gli indigeni, no? Che erano possessori della loro terra e poi sono stati allontanati, hanno ancora un tipo di conoscenza che è proprio di vicinanza, di vicinanza e di conoscenza profonda dei misteri. Beh, io sono Francesco Ciomi, mi occupo di musica elettronica da molti anni. Questa conoscenza sia come compositore, come regista del suono, una società che genera silenzio improvvisato riguardo al sembra un aspetto interessante, a cominciare dallo studio dei luoghi pubblici, delle architetture. Ovvero se il silenzio non possa diventare un bene comune, un qualcosa di necessario, no? Per il cittadino, per l'abitante della terra, come l'acqua, no? Senza il quale non si può stare, no? Quindi il silenzio totalmente declinato, evidentemente in senso positivo. Una lettura, io do una lettura positiva al silenzio, gli eventi pandemici, la capacità di ascolto, instillata una lettura diametralmente opposta, no? Il silenzio. Ascolto anche di se stessi, evidentemente, ma soprattutto dice il fruscio della vita, il fruscio e delle piccole cose deputate al silenzio, no? Un silenzio poi nella realtà, appunto, per esempio, della natura, è un silenzio pieno di piccoli suoni, di rumori meravigliosi, una sorta di eclatante rumore di fondo della nostra vita, no? Che in qualche maniera coincide, in realtà spesso, con un'idea di silenzio. Quella crea una situazione di riflessione. Crea un rapporto con il proprio corpo, con lo spazio, crea anche
un rapporto con il soundscape, il paesaggio sonoro. Semmai all'opposto del silenzio vedo l'inquinamento acustico, no? Ecco, un'idea di... Guarda, ti faccio una piccola panoramica generale. Allora, noi stiamo lavorando a questo progetto. Che ho la possibilità di decodificare, quindi, in maniera precisa. In fin dei conti, il silenzio riconnette con un'idea di ascolto, quasi primordiale, no? Di ascolto. Di cose semplici, di ascolto dell'altro. Perché pensavo.